Caro trader, ho fatto già due video con due strategie diverse, molto simili fra loro, due strategie apprezzate un po' tutti dai miei follower, mi hanno chiesto il bis e quindi eccoci qui. La terza strategia che condivido con te è la strategia breakout, una strategia davvero eccellente per tre motivi. Il primo motivo è che funziona, cioè fa profitti. Non significa che diventerai ricco, non significa che non dovrai impegnarti, significa che se imparerai a maneggiarla vedrai dei risultati che sono positivi e i backtest lo dimostrano in modo oggettivo. Il secondo motivo è che è adatta a chiunque, eccezionale, non serve davvero essere esperti, non serve essere dei colletti bianchi, avere particolari competenze, non serve studiare. Cosa serve? Serve fare esperienza vera, esperienza pratica, per cercare di comprendere come adattarti a questo metodo che oggi ti spiegherò e quindi cercare di imparare a controllare questa strategia e quindi ce la puoi fare anche tu. Il terzo motivo è che puoi farla ritagliandoti 30 minuti al giorno, niente di meglio che fare solo un'operazione al giorno, sempre nello stesso orario, quindi ti alzi alle 9, prendi la tua pillola di trading e quella operazione al giorno ti toglie il medico di torno. Detto così, caro trader, sembra davvero una favola, ovviamente non lo è, sai che i mercati non regalano niente, quindi c'è bisogno di molto impegno, c'è bisogno di determinazione, di pazienza, di concentrazione, di precisione, tutto quello che sono le caratteristiche necessarie, indispensabili per fare trading. L'importante comunque è che sia fattibile. Io sono Giuseppe Ippolito, se non mi conosci sono un trader, un analista, un formatore, un appassionato di trading sui mercati finanziari. Se vuoi scoprire cosa faccio e come lo faccio, ho preparato un mini corso che oltre a farti scoprire me, ti farà scoprire dei segreti sul trading davvero, davvero eccezionali. Un mini corso gratuito composto da 3 video lezioni di altissimo valore e questa è una promessa e so che posso fartela. In più 57 test a risposta multipla, quindi dei quiz per esercitarti su questi argomenti basilari, argomenti di grandissimo valore per fare trading e poi alla fine una lezione individuale alla fine di questo mini corso in condivisione schermo se vorrai farla, qualcosa che non terrò a disposizione per molto tempo, quindi approfittane se vuoi davvero ottenere informazioni di altissimo valore. Registrati per partecipare direttamente nel link che trovi qui sotto nella descrizione. Alla fine di questo video cosa faremo? Andremo a vedere pure il mio conto reale, attenzione, sono le operazioni che faccio personalmente, quelle che ho fatto in queste ultime settimane e sono le stesse operazioni che mando in anticipo a tutti quelli che sono i miei allievi. Queste ultime settimane sono andato in negativo, a dire il vero, l'ultima in positivo, ma la penultima e la terzultima sono state negative, quindi diciamo che fine giugno, inizio luglio non è stato un buon periodo, abbiamo avuto un drawdown, ma dopo le vincite importanti di aprile e maggio, se ricorderai i video precedenti, sono state vincite davvero eccellenti, profitti davvero stellari in base a quelle che sono le mie performance passate, ci sta che ci possa essere un periodo di perdita. Se conosci invece qualche trader che non perde mai, mi raccomando, fuggi a gambe levate perché significa che probabilmente stai parlando con un fuffa guru. Ma iniziamo subito con la nostra strategia breakout che andiamo a vedere in condivisione a uno schermo subito dopo la sigla. Allora, partiamo con la spiegazione della nostra strategia, parlando di quello che è un breakout. Breakout significa rottura e quindi la tecnica che ci mette in condizione di entrare in un trade quando un determinato punto viene superato, solitamente deve essere superato con una certa forza, per fare che? Per sfruttare il movimento successivo a quella rottura. Noi andremo a fare un singolo trade su un singolo asset per ogni giorno, e cioè un singolo trade fatto su sterlina dollaro, e l'asset non è casuale ma è scelto proprio perché la sterlina è contro il dollaro, è sempre molto volatile, quindi un asset davvero direzionale, chiamiamolo così, si presta benissimo alla tecnica del breakout. Quindi solo un asset sterlina dollaro, un trade al giorno da fare alle 9 del mattino
ora italiana, proprio quando apre la sessione della borsa di Londra. E quindi che cosa facciamo? Andiamo a stabilire un range di prezzo poco prima dell'apertura della sessione di Londra. Quando apre la borsa di Londra alle 8 londinesi, da noi sono le 9, che cosa faremo? Andremo a settare quello che è un range tra il massimo creato nell'ora prima della sessione e il minimo creato nell'ora prima della sessione. Quindi andiamo a prendere ciò che è successo un'ora prima nel grafico, prima di quell'apertura, andiamo a prendere il massimo che si è creato e il minimo che si è creato, quello sarà il nostro range che, quando verrà rotto, ci metterà in condizione di aprire il trade ovviamente nella direzione della rottura. La cosa interessante è che questo range, grazie a un indicatore che adesso vedremo su TradingView, verrà direttamente disegnato da questo indicatore. Quindi ci serviranno due indicatori per mettere in pratica questa strategia. Uno è l'FX Market Session, che è l'indicatore che ci va a disegnare questo range che adesso andremo a settare. Ti spiegherò come fare. Poi avremo bisogno di una semplice media mobile settata a 200 periodi. Per fare che? Per filtrare i migliori segnali. Quest'oggi vedremo la logica di questa strategia. Non entreremo in profondità su come fare l'entrata. Ovviamente ci sono dei trucchi, dei segreti del mestiere, diciamo delle ottimizzazioni, tecnicamente più corretto da dire, che nel mio caso io sono andato a studiare, a ottimizzare negli anni, e che ovviamente, per non rendere troppo lungo il video, lo faremo in un prossimo video, a condizione che questo video che sto facendo venga apprezzato. Quindi se questo video avrà un buon numero di mi piace, io avevo calcolato più o meno un 300 mi piace sulla base di quelli che sono stati i video delle altre strategie, cioè se ci sarà ovviamente molto apprezzamento da parte di tutti voi, faremo questo approfondimento. Già così quello che spiegherò quest'oggi è già sufficiente per poter iniziare a lavorare. Poi queste ottimizzazioni che potremo fare nel prossimo video, che riguardano esattamente l'entrata, cioè come rendere un'entrata ancora migliore, come incrementare le probabilità, la statistica, e quindi cercare di migliorare al massimo quello che sono i profitti e comunque le percentuali, le performance della nostra strategia. Questo è un grafico euro-dollaro. Andiamo a mettere il nostro indicatore, che in questo caso si chiama FX Market Session. Quindi vai a digitare qui su TradingView, nella parte in alta, su indicatori, FX Market Session. Questo di BoiTalki. In questo caso, quando lo vai a inserire, come vedi, ti dà di default tutte quelle che sono questi rettangoli che rappresentano le sessioni di Londra, New York e Tokyo. Quello che andremo a fare noi lo andremo a personalizzare. Quindi andiamo qui sull'ingranaggio, andiamo a togliere le sessioni di New York e di Tokyo e impostiamo quella di Londra. Come vedi, quella di Londra è dalle 8 alle 17. Cosa dobbiamo mettere noi? Dobbiamo mettere un'ora prima dell'apertura, e quindi tempo dalle 7 del mattino fino alle 8, quindi un'ora prima della sessione. Una volta settato, andrà a regolare questo rettangolo che puoi vedere qui, vedi che è stato disegnato direttamente dall'indicatore, lo andrà a regolare con il nostro orario italiano, che sono le 9, quindi sa che dalle 7 alle 8 inglesi vengono, poi devono essere disegnate sul nostro grafico, sul nostro tempo, diciamo, che viene indicato sul grafico un'ora dopo, perché siamo un'ora dopo. Quindi attenzione a questo passaggio, perché se sbagli gli orari sbagliamo tutto, al di là che te ne rendi conto, perché poco dopo quell'orario non vedrai la partenza dei movimenti impulsivi. E quindi partiamo proprio dall'ultimo, quindi non andiamo a prendere una parte di grafico dove magari c'è stata una buona statistica, prendiamo l'ultima parte, che è comunque buona. Ho dato un'occhiata, vedi, come vedi, si è creato in maniera automatica il range. Questo è il massimo che definisce il range e questo è il minimo. In questo caso cosa faccio? Nel momento in cui il minimo viene rotto, in questo punto, esattamente poco sotto, qualche pip sotto, vado ad aprire la mia posizione short per il ribasso. Se invece, piuttosto che rompere qui al ribasso, andavo a rompere al rialzo, io andavo ad aprire esattamente poco sopra il mio
range, quindi proprio parliamo di pochi pip, parliamo di 2-3 pip. Come fare l'entrata? Ovviamente è oggetto del prossimo video. Come vado ad inserire il mio stop loss e il mio take profit? Il mio stop loss, in questo caso, una volta che io ho aperto una direzione verso il basso, proprio in questo punto, vado a mettere il mio stop loss proprio appena sopra quello che è il mio range, 3 pip circa sopra quello che è il mio range. Quindi questo sarà il mio stop loss. Ovviamente se il range è molto stretto, allora lo regoli magari a un pip e mezzo, 2, se è largo o medio a 3, se è più largo magari lo puoi mettere anche a 4, quindi non c'è un numero preciso, diciamo che è abbastanza dinamico. Qui vado a fare quella che è la mia entrata. Dove vado a mettere il mio take profit? Nel caso mio, quando trovo un periodo in cui c'è alta volatilità, soprattutto quello che, diciamo, la volatilità che abbiamo visto in questi ultimi tempi, dove c'è un mercato direzionale, io vado a mettere ben 5 take profit. Quando vedo che invece è un periodo abbastanza calmo, ne vado a mettere soltanto 3. Come metto questi 5 take profit? Vado a moltiplicare, diciamo, vado prima a misurare quello che è il range, in questo caso misura 22 pip circa, e quindi andrò a mettere 5 take profit che partono dall'apertura di 22 pip ognuno. Il primo qui, quindi a 1,1958, misuro ulteriore 22 pip e via di seguito. Ovviamente non voglio stare qui a perdere troppo tempo per misurarli, però in ogni caso il senso è proprio questo. Dove vado a inserire? Almeno nel mio caso, poi potrai decidere tu di cambiare questa proporzione. Nel primo take profit io vado a mettere il 40% della mia posizione, quindi se io voglio inserire 5 lotti andrò a mettere il 40% di 5 sul primo take profit, sul secondo vado a mettere il 20% in proporzione della mia posizione, andrò a mettere il terzo e il quarto al 15% e solo un 10, diciamo, nel mio quinto stop loss. Volendo tu puoi anche variarlo, potrai anche metterne soltanto 3 e dividerli un 33% l'uno, potresti fare un 50-30-20, potresti fare 50-25-25, puoi decidere tu. Anche perché, diciamo, le mie statistiche mi sono reso conto che possono essere variabili in base, come dicevo prima, alla volatilità. Quando poi il prezzo, se dovesse arrivare, come è arrivato in questo caso, al mio secondo take profit, non sposterò più il mio stop loss ancora più in basso. Nel caso mio, io preferisco farlo correre, perché come in questo caso, probabilmente, se io l'avessi spostato qui, ovviamente sarei stato beccato. Magari scendeva e mi prendeva il terzo, anche se poi non è stato effettivamente preso. Quindi la logica è questo: io vado a suddividere il mio take profit secondo la, diciamo, il momento di volatilità che vive la sterlina in quel periodo, e sposto, dopo aver beccato il primo take profit, lo stop loss al pareggio. Secondo indicatore che mettiamo in campo, che dobbiamo utilizzare, è la media mobile semplice settata a 200 periodi. Quindi vai qui sull'ingranaggio e come periodo andrai a inserire 200. Cosa serve questa media mobile? Serve a filtrare alcuni segnali che sono contro trend. Se la rottura avviene nella direzione che mi può portare contro, andare a sbattere contro la mia media mobile, in quel caso io non entrerò. In questo caso specifico, questo trade io non l'avrei fatto, proprio perché il mio breakout praticamente sarebbe andato contro quella che è la mia media mobile. Se invece la media mobile sarebbe stata sopra, diciamo, quindi scendeva senza il pericolo di andare contro la mia media mobile, allora potevo entrare. Quindi in questo caso specifico filtro il segnale ed evito di entrare. Probabilmente si faranno meno segnali, quindi in questo caso alle 9 del mattino, dopo che tu hai disegnato il tuo range, probabilmente dopo mezz'ora ti sarai fatto il tuo caffè aspettando l'allarme che puoi inserire proprio a ridosso del range, i due allarmi che ne puoi mettere uno sopra e uno sotto. Dopo che ti è suonato, ti sei fatto il tuo bel caffè e vedi che è andato a rompere nella direzione dove c'è
la tua media mobile, quindi potrebbe andare a sbattere contro la tua media mobile, in quel caso quella giornata ovviamente si passa. Ovviamente potresti anche evitare di fare questo filtraggio con la media mobile, ma ti garantisco che le percentuali cambierebbero notevolmente. Adesso in questi esempi che faremo ti faccio vedere proprio il perché. Quindi andiamo un po' indietro con la storia. Come vedi qua, il nostro range in questo caso è stato rotto qui. La mia media mobile è sopra, quindi io posso andare a fare un trade verso il basso, trade che poi sarebbe andato al rialzo, non avrebbe toccato qui il mio stop loss e poi mi avrebbe portato in vincita probabilmente che sarebbe stata solo del primo take profit. Per quale motivo? Perché qua ci sono 41 pip e quindi 41 pip qua non sono mai stati toccati, quindi qua c'era il nostro stop loss, sarebbero stati toccati nella sezione successiva. Quindi in questo caso, quando non viene toccato, puoi decidere, magari si sta facendo ormai pomeriggio quando sta chiudendo la sessione di Londra, in quel caso chiudi per non lasciare la posizione aperta per l'indomani, chiudi senza ovviamente stare lì a guardare dove devi chiudere. In questo caso avremmo portato a casa magari una trentina di pip. Andiamo nell'altro, nel successivo. In questo range qui il prezzo, la rottura è stata al rialzo, la nostra media mobile è sotto, quindi noi possiamo aprire per in direzione long. In questo caso il mio stop loss sarebbe stato poco sotto questi 20 pip, avrei beccato il primo qui 20, avrei beccato pure il 40 e avrei beccato probabilmente qua anche il 60. Quindi in questo caso io avrei portato a casa ben 3 take profit dei 5. Le altre due praticamente magari le avrai chiuse come? Le avrai chiuse nel pomeriggio, quando hai visto che la sessione si è chiusa e la potrai chiudere in quel momento. In questo caso, per esempio, essendo le 17, si sarebbe chiusa praticamente, potevi chiudere al massimo anche le altre due posizioni. Andiamo nell'altro, seguiamo velocemente, cerchiamo di fare un recap veloce di quello che succede. Quindi in questo caso il range è qui, la mia media mobile praticamente è sotto quello che è stata la rottura, quindi io posso entrare per la salita e anche in questo caso ci sarebbe stato un ottimo profitto. Quindi andiamo a misurare il range, che più o meno è di 32 pip. Quindi il primo 32, 64 qui, 96 è qui e probabilmente già alle 17 poi avrei chiuso pure le altre due e avrei portato a casa ovviamente un ottimo profitto. Andiamo in quest'altra. Anche qui c'è bassa volatilità. Che cosa succede in questo punto? Succede che c'è una falsa rottura. Nel prossimo video, dove andremo a spiegare l'entrata, andrò ad approfondire come evitare queste false rotture. Come vedi, è stata una falsa rottura, ci sono delle ombre, non c'è stata una vera e propria rottura. Quindi nel caso in cui tu non hai le ottimizzazioni che spiegherò in questo video, saresti andato in stop loss. Per quale motivo? Perché la media mobile, ovviamente noi la nostra entrata la andavamo a fare qui in questo punto per la discesa, la nostra media mobile è sopra, quindi non è un ostacolo, e ci saremmo beccati lo stop esattamente qui in questo punto, quando sarebbe ritornato indietro. Andiamo velocemente avanti. In questa sessione c'è una doppia falsa rottura. Qua il prezzo supera temporaneamente, anche qua lo supera temporaneamente, quindi in questo caso, e lo spiegherò nel prossimo video, almeno nel mio caso io evito di fare completamente il trade quando c'è indecisione. Quindi doppia falsa rottura, evitiamo. C'è una possibile entrata, che è quella della falsa rottura poi con la rottura opposta, oppure falsa rottura verso il basso con rottura poi successiva al rialzo, che invece è un trade che è fattibile e che spiegherò appunto nel prossimo video. In questo caso, per esempio, la rottura è stata esattamente qui dove c'era la media mobile, e quindi in questo caso io non voglio entrare proprio sopra una media mobile quando questa rappresenta un ostacolo e magari potrebbe, come poi è successo, ritornare indietro. Quindi in questo caso non entro. Andiamo
nel precedente. In questo caso invece vado ad entrare, perché la mia media mobile non è un ostacolo. Entriamo qui con un take profit da 20, il primo da 27 lo beccavo, il secondo non l'avrei beccato, quindi con soltanto un take profit sarei andato in vincita, con gli altri 4 invece sarei andato al pareggio. Anche qui guarda che eccellente questo trade, la mia media mobile è sopra la rottura, quindi non è un ostacolo, e qui tutta questa discesa, sicuramente non c'è bisogno nemmeno di calcolarla, avrei beccato tutti i miei 5 take profit. In questo esempio qua c'è una doppia falsa rottura, quindi falsa rottura qui e falsa rottura qui, e quindi nel mio caso non sarei entrato, ma se tu fossi entrato senza curarti di quella che è la tecnica per non entrare nella falsa rottura, saresti andato in stop loss. Ricordiamoci ovviamente che quando io becco uno stop loss di 1 posso invece guadagnare, come è già capitato, 5 se il trade va bene. Quindi anche il nostro margine, diciamo, di vantaggio è proprio il fatto che quando si estende il breakout riusciamo a prendere tanto profitto rispetto in proporzione a quello che potrebbe essere il potenziale, la potenziale perdita. Anche qui diciamo che c'è una falsa rottura, poi saremmo andati comunque, qualora fossimo entrati saremmo andati in perdita. E guardiamo anche l'ultimo, che è questo, che è diciamo eccezionale. Come vedi qui io potevo entrare, perché nella la mia rottura verso il basso io non c'ho la media mobile che mi fa da ostacolo, posso entrare, misurare, ovviamente non c'è bisogno nemmeno di misurarlo, perché questo impulso mi avrebbe portato a casa ben 5 take profit. Quindi questa è diciamo la spiegazione generale. Come avrai visto è una tecnica davvero semplice e ti posso garantire che è efficace, quindi abbiamo le probabilità dalla nostra parte. Poi sta ovviamente ad ognuno di noi, così come ho fatto io, cercare di ottimizzarla, trovare diciamo le situazioni, come per esempio la media mobile, che ci permette di eliminare alcuni trade, quindi diminuire sì i trade ma aumentare quello che è il nostro win rate. È ovvio che lavoreremo anche meno, faremo poche operazioni, ma se sappiamo che quelle poche operazioni comunque alla lunga sono vincenti, io posso permettermi di aprire anche poche operazioni a settimana e portare a casa ottimi profitti, cercando ovviamente di lavorare su quelle che sono delle size importanti. Non ti sto consigliando già di spingere sull'acceleratore, quello che ti sto consigliando ovviamente è di prima testare, e quando vedi che la tua equity del conto sale in maniera costante, ovviamente con dei piccoli drawdown, allora in quel caso potrai iniziare a spingere sull'acceleratore, a spingere sulle size. Se ti è piaciuto questo video, ovviamente metti un like, così da permettermi di investire altro tempo per darti un video di più approfondito su questa stessa strategia. Adesso andiamo nel mio conto reale, nella mia MetaTrader, andiamo a vedere tutte le operazioni di queste ultime settimane, le stesse operazioni che hanno ricevuto i miei allievi. E quindi questa è la mia MetaTrader, si tratta di un conto reale, lo si vede da questa scritta live che vado a selezionare, metto sempre questo nastro sulla sigla del broker per evitare di far pensare che ci sia un conflitto di interessi. Andiamo su posizioni aperte, quelle che vedete qua metto pure questo nastro per nascondere quello che è i miei capitali per un discorso di privacy, diciamo vado a riprendere direttamente il monitor, evitando di fare un capture che potrebbe dare a adito magari a possibili manomissioni o modifiche di quello che è il video, così invece massima trasparenza, praticamente così è impossibile manipolare il video. Ho appena chiuso questa operazione USDCHF dollaro contro franco svizzero, operazione positiva per fortuna, perché le settimane precedenti sono state negative. Voglio farvi vedere come l'ho chiusa, e probabilmente ho anche sbagliato. Per quale motivo? Perché come vedete io ho chiuso qui, essendo oggi venerdì, sui livelli di minimi precedenti, dico porta a casa il profitto, però il momento è veramente ribassista, quindi c'è buona possibilità che continua. Per coloro che magari
Ce l'hanno ancora aperta, quello che consiglio, probabilmente quando vedrete questo video sarà già chiusa, però se dovesse essere ancora attiva la vostra operazione, cercate di cavalcarla. Guardate che bella però, voglio dire, qua se va a chiudere esattamente la struttura dove avevo indicato doppio massimo segnale short, andiamo a vedere quanto mi ha procurato, andiamo su storico operazioni che vediamo registrare delle settimane iniziali di luglio davvero negative, sono queste settimane, vi ricordate, questa era l'operazione. L'ultima operazione che abbiamo visto nel video, mentre queste quattro operazioni, 1, 2, 3 e 4, sono la prima settimana di luglio che mi portano oltre 1.400 euro di perdita. Queste due operazioni, diciamo che si coprivano a vicenda, erano contemporanee, una sell e una buy su USD CAD e USD CHF, quindi diciamo ho preso questa perdita, però in quel momento ero neutro a mercato, mentre le altre due operazioni 1.116 euro e 2.861 di quella settimana erano rispettivamente il silver e il franco svizzero yen. Settimana successiva, ancora la seconda settimana di luglio, 476 euro di perdita e 2.689, quindi oltre 3.000 euro di perdita, quindi mi portavano a un bilancio di 2 settimane di quasi 6.500 euro erano australiano franco svizzero le 4,76 di perdita, e il petrolio, due lotti mi facevano perdere queste 2.689. Questa settimana vado a recuperare, quindi abbiamo una vincita di 2.666 dell'euro sterlina che era anche oltre 3.000 euro, poi ha ritracciato e ho chiuso. Questa operazione di 93 euro, ragazzi, avevo 3.600 euro di vincita su USD JPY, andiamo a dare un'occhiata. Io ho aperto esattamente qua, ci siamo fatti tutta questa salita, poi in un paio di ore mi è crollato, mi ha beccato lo stop al pareggio. E poi abbiamo 2.785 euro di vincita, l'ultima operazione appena chiusa, quella che appena parlavo prima, quindi USD CHF, questo lo possiamo anche togliere, vedete, ho preso il take profit, nel senso che avevo messo lì sui minimi precedenti, invece avrei dovuto toglierlo. Quindi questa settimana 5.500 euro circa di vincita che portano il bilancio di luglio, queste 3 settimane, a 1.000 euro di perdita. Quindi sono riuscito a diciamo a recuperare, a limitare i danni. Però, come vi ricorderete, il trading va visto nella sua generalità, quindi diciamo in una statistica generale, guardate un po', qua stiamo vedendo il mio deposito che in post-produzione andremo a cancellare, quindi periodo negativo anche, diciamo, le ultime settimane di giugno, ma avevamo tutte le operazioni di maggio, guardate che operazioni interessanti, tutte abbastanza corpose con tutte queste vincite, fino a, diciamo, c'erano anche le operazioni di aprile, quindi tutte queste operazioni di maggio e aprile sono state positive, quindi mi portavano in un bilancio davvero interessante. E quindi il totale, cioè diciamo i risultati vanno visti nella loro generalità. Ragazzi, per questo oggi è tutto. Mi fa piacere se siete arrivati fino a questo punto del video. Ci vediamo nel prossimo video. Vi auguro come sempre buon trading e alla prossima. Ciao ciao!